Roberto Cingolani, che è Chief Technology and Innovation Office di Leonardo. Roberto Cingolani a Genova lo conosciamo bene, insomma è stato uno tra i più grandi esponenti della tecnologia genovese, nazionale, internazionale. Ma adesso è in Leonardo, io insomma Leonardo la holding la conosco bene, sono stato un 25enne all'interno dell'ex Finmeccanica, conosco un po' quello che succede all'interno della vostra grande holding, vostra grande azienda. Cingolani, ecco, però io ho guardato un po' alcune cose che avete messo all'interno del vostro sito, comunque documenti che parlavano di Leonardo in un'ottica appunto di smart city. Leggo che lo sviluppo sostenibile è uno dei principali temi che è affrontato nel master plan di Leonardo, nel master plan 2030. Vedo che sostanzialmente voi avete dato insomma, un grande importanza e grande risalto a quello che è il tema in generale delle smart city e quindi lo sviluppo delle città tecnologiche, delle città sostenibili a misura di cittadino. Però non voglio come dire, occupare lo spazio del suo intervento. La vostra holding è una holding che ultimamente, negli ultimi anni, nell'ultimo decennio direi, si è molto indirizzata verso diciamo, l'ambito militare, come peraltro era già parecchi anni fa, però avete comunque una componente civile che è sempre molto importante e ovviamente lei è uno degli esponenti che seguono questa business unit di particolare rilievo e di importanza. Le passo immediatamente la parola e insomma, tanto per capire voi come state operando come holding Leonardo all'interno di queste tematiche e dove state puntando in particolar modo. Grazie. Grazie a voi e buongiorno a tutti quelli che partecipano. Dunque, parto Sembra da Leonardo, poi atterriamo. un Come? barone. No, la sentivamo con un leggero, come dire, fruscio sotto, però adesso meglio. Benissimo. Dicevo, parto da Leonardo, poi atterro a Genova e vi racconto quello che diciamo interesserà il territorio. Allora, come sapete, nel mercato internazionale delle quotate il problema della sostenibilità sta diventando molto rilevante anche ai fini dell'indirizzo delle scelte degli investitori. Ormai si parla di un rating in ambito sostenibilità, noi stiamo lavorando con Standard & Poor's per avere accesso prima possibile al rating che poi ci certifica rispetto agli investitori. Di pochi giorni fa che siamo risultati la prima azienda al mondo nel ranking Dow Jones, questo per il tipo di azioni che noi abbiamo messo in atto sinora. Ed è chiaro che anche l'aerospace and defense, che non è solo difesa, è spazio, è civile, sono tutte tecnologie, oltre che duali, direi multiuso, i cui domini di applicazione sono diversi, compresi quello della difesa, ovviamente. Da questo punto di vista, il grimaldello per ottenere una valutazione di sostenibilità elevata non può che essere la digitalizzazione. È chiaro che è molto più facile essere sostenibili per chi fa agrofood, chi vende servizi, energie, eccetera. Per chi fa hardware, che va dall'aereo al satellite all'elettronica, la sostenibilità è un concetto ovviamente un po' di compromesso, no? Non fosse altro perché noi abbiamo una ingentissima parte di manifattura, e la manifattura ovviamente è sempre una cosa molto complessa, no? Riuscire ad avere una buona sostenibilità con una grande manifattura richiede sforzi immensi, certamente superiori a quelli che sono richiesti nel mondo dei servizi. Il grimaldello, dicevo, è il digitale perché diciamo, l'ipotesi di fondo è se io riesco a digitalizzare un'intera pipeline di prodotto dal progetto, dal disegno del prodotto, prendete un aeroplano che è una macchina estremamente complessa, quindi dal disegno totalmente digitale dell'aeroplano, arrivando a quello che oggi si chiama il digital twin, cioè il gemello digitale o se volete l'avatar digitale di una tecnologia, se io riesco a digitalizzare completamente un prodotto estremamente complesso, ho tutta una serie di vantaggi. Il primo è che non uso materie prime, non faccio manifattura finché non sono convinto che questo progetto sia ben funzionante. Un po' come si fa con l'automobile, oggi i crash test si fanno digitali, solo quando tutta la simulazione digitale è stata compiuta, a quel punto si fa il prototipo e normalmente il crash test al 99% va come previsto. Questo vuol dire minore energia, vuol dire minore spreco di materiali, vuol dire minore
minore rifiuto e così via. Dopodiché il processo digitale mi consente di certificare la macchina, di farla evolvere, di fare modifiche al progetto senza dover ogni volta rimettere mano a un processo manifatturiero complesso. Mi consente di addestrare non solo l'utente della tecnologia, ma anche il manutentore della tecnologia in ambiente completamente digitale. Noi oggi abbiamo dei sistemi di addestramento del pilota piuttosto che sistemi di addestramento del manutentore che sono tutti in realtà virtuale. Non devo nemmeno far muovere la persona da un posto all'altro, non prende nemmeno l'aereo, si fa tutto quanto in realtà aumentata. E infine mi consente di avere dei servizi al cliente, al customer, che sono particolarmente evoluti, uno per tutti. Finisce l'era del tagliando, cioè tu fai il tagliando a 10.000 chilometri, indipendentemente dal fatto che la tua automobile sia stata guidata in un deserto polveroso o sempre in città, ma si fa una manutenzione predittiva, per cui c'è un'intelligenza artificiale che con dei sensori embedded nella macchina ti dice quando è il momento di fare, diciamo, il tagliando. Ovviamente è un po' più complesso il tagliando di un aereo, ma ci siamo capiti. Allora, la vera transizione verso una maggior sostenibilità e un miglioramento del prodotto è quello intanto di digitalizzare tutta la catena, nel ciclo di vita del prodotto, di digitalizzare la catena. Ma digitalizzare vuol dire, a questi livelli, immancabilmente avere potenze di calcolo e potenze di storage estremamente elevate. E qui torniamo al discorso del cittadino, della smart city, perché non è molto diverso un sistema di sistemi complesso come un aeroplano o un sistema di sistemi complesso come una città trattarli in maniera digitale. Serve una potenza di calcolo elevatissima. Oggi certi discorsi diventano realistici sulla smart city o sulla digitalizzazione di tecnologie molto molto complesse, perché abbiamo raggiunto potenze di calcolo che sono ormai a livello del miliardo di miliardi di operazioni binarie al secondo, quello che si chiama la macchina exaflop, che è un po' il golden standard del supercalcolo. E nello stesso tempo avere un cervello molto potente che sviluppa algoritmi complessissimi in tempi molto rapidi grazie alla potenza di calcolo, però vuol dire anche avere una memoria, cioè avere un posto dove io ho tutte le informazioni su cui fare i calcoli, su cui fare le statistiche, e da quel momento diventare, per esempio, predittivo. Ecco che ritorniamo al paradigma fondamentale, che è quello che oggi viene chiamato cloud computing, cioè fare il calcolo nel cloud, avere un database enorme, più completo possibile, e una potenza di calcolo elevatissima per estrarre informazioni ordinatamente da questi dati, previsione, simulazione e così via. Questo è esattamente lo stesso percorso che si deve seguire facendo la Smart City, perché digitalizzare la città vuol dire sostanzialmente questo, con reti di sensori diverse, con applicazioni diverse, ma certamente con lo stesso approccio. Perché questa cosa riguarda Genova? Perché in questa grossa operazione di digitalizzazione estrema di Leonardo, che è una roba che vede in questo momento 4-5 attori al mondo, Boeing, Airbus, Leonardo, Raytheon, la Rolls-Royce Aeri, insomma, stiamo parlando di una compagnia di altissimo livello tecnologico, Leonardo a questo punto ha creato la sua super facility di calcolo, e quindi di cloud computing, di storage e di supercalcolo, e questa è a Genova. Fra pochi giorni, quindi vi do un po' un'anticipazione, sarà ufficializzato anche a mezzo stampa. Stiamo collaudando in questi giorni il nuovo supercomputer installato a Genova. E questa è una macchina che sarà fra le più grandi al mondo. Vi posso dire che sono uscite 4 giorni fa, le graduatorie mondiali, si chiama top500.org, è un sito che potete andare a vedere anche voi, è un sito dove vengono riportate ogni anno le 500 macchine di calcolo più potenti del mondo, e la macchina che adesso abbiamo installato come Leonardo a Genova, nel grattacielo che è sopra la Fiumara, che probabilmente ricordate tutti, vicino all'aeroporto, il grattacielo di vetro azzurro, questa è una macchina che risulta in questo momento, la stiamo collaudando in questi giorni, la terza al mondo per potenza nel settore aerospazio, davanti a noi la NASA e Japanese Aerospace, che è un altro colosso, diciamo, dell'aerospazio, la decima al mondo per potenza, le prime 9 sono tutte oil and gas, quindi Eni, i nostri colleghi italiani molto bravi sul supercalco e altri, ma questa è l'unica, diciamo, del settore aerospazio, insieme alle due che vi ho citato prima, e infine si classifica nel ranking totale europeo, a seconda della metrica, in doppio singola precisione,
fra sempre fra le prime 100, al 34esimo posto in una classifica, all'89esimo nell'altro, a dimostrazione che abbiamo messo in piedi in meno di 15 mesi un oggetto che è assolutamente world class. Qual è la ricaduta su Genova? Beh, ovviamente il sistema produttivo di Leonardo utilizzerà questa macchina per il piano che vi ho raccontato. Avere una facility di questa, un'infrastruttura di questo tipo in una città metropolitana come la nostra vuol dire aprire un sacco di prospettive per la popolazione dei giovani. Vi ricordo che in Italia ci servono 15.000 digitali, non ne abbiamo abbastanza, quindi è chiaro che questo aumenta ulteriormente la richiesta di digitali, di giovani digitali, e speriamo di attrarne sempre di più. E ovviamente aprono delle disponibilità sia di calcolo, quindi di digitalizzazione, che di storage, che possono essere messe a disposizione certamente del territorio. Quindi alcuni dei discorsi che probabilmente emergeranno in questa giornata, che emergeranno prossimamente, che richiederanno alla base una grande capacità, una grande potenza di calcolo, una grande capacità di storage, potranno essere realistici perché abbiamo un'infrastruttura una volta tanto non da un'altra parte, ma ce l'abbiamo in casa. Quindi io, se da un lato vi dico con molto piacere che questo processo iniziato 15 mesi fa in Leonardo oggi è realtà, ed è realtà a livello mondiale, vi dico anche che sono molto contento come cittadino di Genova, come residente a Genova, del fatto che avere un'infrastruttura di questo tipo, spero, ci possa aprire anche a collaborazioni nuove che possano interessare aspetti fondamentali come discorsi che sono iniziati da poco con il Tribunale di Genova, certamente. Discorsi importanti nel settore della sanità, cose che poi possono rendere la pubblica amministrazione e il funzionamento della Smart City veramente efficace, sostenibile, economico e di maggior soddisfazione per gli utenti. Bene, 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 Cingolani. Volevo chiederle, ovviamente come peraltro avevamo previsto, lei ha incentrato l'intervento su tutto quello che Leonardo sta, come dire, realizzando sul territorio ligure, sul territorio soprattutto genovese. Ecco, in ambito più complessivo di Smart City, anche l'efficientamento e la sostenibilità, in ambito, diciamo, trasporto è alla vostra attenzione. Voi avete delle soluzioni per il controllo del traffico, avete sicuramente l'ottimizzazione dei consumi all'attenzione come altro tema da sviluppare in maniera importante, quindi quello dell'energy management. Ecco, Cingolani, per chiudere il suo intervento ci vuole dire qualcosa anche su queste due Sì. tematiche. Grazie. Allora, molto semplicemente, in maniera leggermente riduzionista, faccio presente che tutte queste cose per noi non sono altro che algoritmi. Paradossalmente, diciamo, è Immediato, la capacità di immediato. fare e sviluppare e calcolare l'algoritmo che apre tutte queste possibilità. Quindi noi abbiamo messo su, in questa facility, un gruppo di quasi 70 persone che fa algoritmi e le risolve. Per cui non voglio adesso, diciamo, semplificare troppo, ma capite bene che l'algoritmo, che sia di ottimizzazione del traffico piuttosto che di ottimizzazione dei flussi energetici, alla fine è un algoritmo e bisogna avere le teste che sviluppano gli algoritmi e i sensori dai quali prendere i dati e sui quali fare le analisi. Quindi la risposta è convintamente sì. Noi casomai ci occupiamo direttamente in questo momento di ottimizzazione energetica perché ci riguarda per i nostri problemi. Abbiamo un programma molto corposo su traffico cosiddetto tridimensionale, in particolare sistemi autonomi intelligenti, dal drone in su, nel senso che quando si parla di drone si parla sia del drone che fa l'ispezione del ponte, sia dell'automobile. Probabilmente fra 30 anni sarà un'automobile volante e non un'automobile su ruote, sia di sistemi di monitoraggio delle infrastrutture critiche. Una terza area che per noi è fondamentale, che ha una ricaduta enorme su tutto quello che è Smart City e soprattutto controllo delle infrastrutture critiche, è l'utilizzo intelligente delle immagini da satellite. Noi disponiamo di una delle più grandi reti di satelliti del mondo, che è accoppiata alle informazioni che vengono, che so, dalle telecamere, no? Quindi informazioni distribuite nella sensoristica di una città, ma anche all'utilizzo di droni a bassa quota, può veramente dare in tempo reale immagini sui flussi, sul traffico, ovviamente la sicurezza delle infrastrutture, cosa che qui a Genova, con grandissimo dolore, noi tutti abbiamo vissuto e continuiamo ad avere, diciamo, come spettro. E certamente queste sono tutte tecnologie che contribuiscono a, diciamo, a migliorare la qualità della vita del cittadino. Infine, una parte di digitalizzazione della pubblica amministrazione, mi riferisco in particolare a
diciamo, al tribunale digitale, mi riferisco alle applicazioni del digitale in medicina, per esempio programmi di genetica estesi, di medicina personalizzata, hanno un bisogno estremo di algoritmi estremamente complessi che girano su macchine super performanti e ovviamente di grandi database. A questo punto queste cose ci sono, c'è anche l'intelligenza delle persone. Vi faccio notare un'ultima cosa prima di chiudere. Se andate su Google Translator e scrivete dall'inglese all'italiano, smart viene tradotto dall'inglese all'italiano in intelligente, però se andate dall'italiano in inglese, smart viene tradotto come furbo e intelligente come intelligent. Quindi è un po' ambigua questa cosa, mi ha fatto molto riflettere perché persino l'etimologia della parola per noi e per gli inglesi è diversa. Gli italiani tendono raffinatamente a distinguere intelligenza da furbizia, mentre diciamo, nell'inglese è quasi un sinonimo. Ecco, stiamo molto attenti a questa cosa. Smart City richiede intelligenza. L'intelligenza non ha scorciatoie, serve un lavoro enorme, serve puntare moltissimo sul capitale umano, serve grande serietà nella gestione e bisogna capire che senza le infrastrutture la Smart City non esiste, è solo una chiacchiera. E le infrastrutture sono ovviamente cloud computing, sensori e tutto quello che serve a mettere a terra la potenza scaricata degli algoritmi, che altrimenti rimane inutile. Questo è un modo di gestire e anche di definire la questione in maniera intelligente e non furba, altrimenti se ne fa un gran parlare, ma c'è pochissima sostanza.